Grazie, grazie mille a voi per l'invito e anche per chi mi ha preceduto, i discorsi che ho ascoltato, è veramente un contributo fondamentale per me oggi, anche in questa prima fase, con questo nuovo mandato dell'amministrazione a Roma e per quello che sono le mie deleghe alle politiche sociali e come avete visto abbiamo voluto insistere anche nell'aggiungere il tema e alla salute, perché sappiamo che è un tema soprattutto di competenza regionale e sanitaria, ma al contrario invece vogliamo anche a partire da questo assessorato riprendere, rilanciare l'intervento, gli impegni di Roma Capitale in ambito finalmente integrato socio-sanitario e quindi in un'azione che guardi alla salute così come l'OMS da tempo richiede, quindi nell'attenzione alla persona tutta e nella presa in carico totale dei bisogni che raggiungiamo. Io credo che anche su questo mi proverò a fare, e poi appunto anche nello specifico dei dati che su Roma questo rapporto così prezioso ci restituisce, anche alla luce anche di quello che potremo mettere in campo insieme. Volevo solo in premessa riprendere questo tema dell'integrazione socio-sanitaria, perché anche il rapporto parla giustamente di condizioni socio-sanitarie. Io è un argomento da cui molti di voi, credo come me, se ne parla, convegni, siamo tutti convinti a tutti i livelli, anche di governance, che l'integrazione socio-sanitaria sia fondamentale e solo così si può intervenire. Però viviamo e abbiamo vissuto, e credo anche tanto questo si evince nel rapporto di Medu, di un'incompiutezza di quanto attualmente, e chiaramente parlo in questo momento di Roma, si viva molto spesso una frammentarietà degli interventi e dei servizi. E per capire oggi e per rispondere a quella che credo sia l'ultima chiamata di un intervento socio-sanitario vero su tutti gli ambiti, diciamo, delle fragilità su cui vogliamo intervenire, c'è bisogno veramente di ascoltare le considerazioni che derivano da chi lavora sul territorio ed è in contatto con le persone quotidianamente e operativamente. Le istituzioni devono rimanere in ascolto, quindi ringrazio anche chi mi ha preceduto rispetto a questo ad ogni livello, quindi di ministero e poi di enti locali, perché anche il convegno di stamattina, questa diciamo, riflessione comune e il lavoro ulteriore di questa restituzione dei dati credo che sia fondamentale proprio per sciogliere questo immobilismo, perdonatemi, lo chiamo così perché così lo vivo, che l'ho vissuto anche e da cui bisogna partire per applicare anche una reale presa in carico socio-sanitaria. Quindi ricucire la frammentarietà degli interventi sociale e sanitario e in questo una modalità lavorativa di collaborazione tra istituzioni, terzo settore, privato sociale, associazioni di volontariato, penso sia l'unico percorso che possiamo mettere in campo per dare veramente risposte serie a questo tipo di problematiche e da qui vorrei ripartire. Vorrei ripartire da qui perché il tema, i dati, il racconto di questo rapporto, e ho apprezzato molto anche il passaggio sulle storie, sui racconti personali, perché veramente ci richiamano ad ascoltare le tante persone che sono state incontrate per la strada in questi contesti, cioè, l'ho ascoltato prima, ce l'hanno già rappresentato così diversi tra loro, ma con un aspetto comune di una vulnerabilità. Che colpisce tutte le persone incontrate, a partire da quelle storie che le istituzioni e l'amministrazione Roma Capitale vuole ripartire. E quindi partire da quei dati per me oggi è fondamentale anche per cominciare a dare delle risposte, finalmente, diciamo, che possano veramente, rispondere a dei bisogni e permettere, diciamo, dei cambiamenti di vita delle persone di cui stiamo parlando. C'è un tema anche di fondo che riguarda l'idea a cui dobbiamo, a volte si risponde in maniera semplificata, quindi anche questo rispetto alle normative da applicare, se Roma sia una città di transito o di destinazione, è evidente che nei tanti dati si legge, l'insediamento intorno a Tiburtina si incontrano tante persone che transitano ed oggi lì anche sul tema dei minori non accompagnati ci sono pochissimi posti. Non ci nascondiamo che comunque, diciamo, la normativa successiva al 2018 ha
ha portato tante persone per la strada con un taglio di posti che conoscete meglio di me e che quindi anche da lì dobbiamo un pochino riregistrarci anche al tempo che viviamo, perché il nuovo decreto legge del 2020 e il circuito SAI ci rimette nelle condizioni di rilavorare in questo circuito d'accoglienza con questa nuova normativa, ma le persone che tante volte si incontrano per strada, anche molte intorno alla stazione Termini, sono persone che dal 2018 e poi non hanno più trovato accoglienza e che sono andate, diciamo, a scivolare nella povertà più estrema. E ancora di più, prima sentivo richiamare la preoccupazione al tema della salute mentale. Sappiamo bene che già un vissuto pregresso di dolore, sofferenze, torture, prima di arrivare nel nostro paese, molto spesso si appesantisce e diventa ancora più grave dopo anni vissuti per la strada. Quindi io vi ringrazio perché anche la fotografia così dettagliata e quindi nel lavoro che già si fa, anche non solo di aiutare ma anche di raccogliere dati, credo sia uno strumento prezioso per dare delle risposte veramente centrate sul tema dei bisogni delle persone. Lo sforzo sarà, il nostro impegno è quello di riconnettere il circuito dell'accoglienza e il sistema a partire di quello che abbiamo, che attualmente è anche molto poco in termini di disponibilità di posti, ma che veramente possa poi ricevere quello che si citava, dei progetti reali per l'integrazione, il tema della formazione, il lavoro, la lingua italiana. Accanto a questo, la grande difficoltà della salute non può che non prescindere da una presa in carico dei servizi sanitari territoriali e di prossimità. Il dato che si dava sul 70% dell'iscrizione al sistema sanitario nazionale è un dato che in qualche modo incoraggia, però non basta, lo sappiamo bene, poi avere solo la tessera sanitaria, ma la presa in carico ha bisogno di percorsi di accompagnamento, ha bisogno di porte aperte anche a livello di studi medici che bisogna integrare anche in una modalità di accoglienza e di presa in carico, e quindi anche a partire da questo bisogna mettersi a lavorare in una organizzazione collaborativa finalmente nuova che possa però mettere al centro le difficoltà di queste persone, perché sappiamo bene che sono tanti e diversi i bisogni, ma il tema della vulnerabilità e il tema di fare presto, perché molto spesso chi oggi muore per la strada ha una situazione di salute molto precaria e molto grave, quindi si arriva tardi, quindi bisogna fare presto su questo per la cura, perché di cura parliamo, l'accoglienza veramente con un'attenzione all'integrazione e questo ultimo accenno al coordinatore della mattinata sul tema di un'istituzione in uscita, io credo che sia veramente l'unica via di uscita, l'unico modo per intervenire è andare incontro tutti, non solo appunto tutti insieme, istituzioni a tutti i livelli, insieme al privato sociale, perché solo così ci metteremo nelle condizioni di intervenire in maniera concreta. C'è un ultimo tema e poi finisco, della residenza anagrafica, che sapete anche a Roma è diventato un percorso burocratico purtroppo che allontana piuttosto che facilitare l'accesso alla residenza, che io più che fittizia preferisco chiamarla virtuale, perché l'aggettivo fittizia richiama sempre a qualcosa di finto, di falso, mentre il tema del virtuale è qualcosa che non ci permette di renderlo reale, ma in realtà esiste. Quindi su questo è anche uno dei miei primi impegni in questi prossimi 2 mesi, per andare a individuare delle linee guida veramente operative che non ostacolano, ma che possano mettere le condizioni di accedere finalmente all'iscrizione anagrafica, con tutte le difficoltà poi del caso, perché a volte non basta anche quella per il tema di chi deve richiedere il permesso di soggiorno. Quindi tutto questo circuito, che a volte per chi lo vive sulla propria pelle diventa un pochino, purtroppo, quasi come che si vede via d'uscita, noi lo dobbiamo rendere invece un percorso di accompagnamento reale per andare incontro alle persone che solo da lì. Ho visitato, ero a Tiburtina ormai ho perso un po' la cognizione del tempo in questi primi 2 mesi di lavoro,
e parlavo con un'operatrice per la strada, e mi diceva effettivamente a volte sono le istituzioni che lasciano una persona per strada un anno. Perché? Perché per riuscire ad accedere a tutto e per riuscire ad entrare in un circuito si aspetta un anno e quindi però si continua a vivere per strada. Questo non è più possibile, quindi veramente grazie perché questo documento è prezioso anche per andare a concretizzare nuovi interventi in questo senso.